Ciao ragazzi, qui Paranormal Comics e bentornati nella nostra carriera su FIFA 22 col Venezia. Oggi ragazzi, come potrete vedere dal calendario, tre partite super ravvicinate, quindi i nostri ragazzi saranno impegnati in una settimana di fuoco contro Salernitana, contro Napoli e poi Udinese. Chissà se ci sarà una quarta partita, lo vedremo in itinere, direi di andare subito contro la Salernitana. L'anno scorso facevamo compagnia alla Salernitana nelle zone basse, infatti siamo stati veramente a braccetto per ultimi e ultimi per un'intera stagione. Quest'anno direi che la musica è diversa, no? Siamo secondi, meno 4 dalla capolista e stiamo vedendo davvero un bel gioco. Uno di voi ci aveva consigliato Under, e infatti potete vedere che è un ottimo giocatore, ma noi lo sappiamo bene. Però ragazzi, è un ED che per il nostro attuale modulo comunque non fitta benissimo e quindi sicuramente lo monitoriamo, ma non è una priorità. Arriva una buona notizia dal nostro staff medico, Busio, che il 1 ottobre si era infortunato con una distorsione al ginocchio per 4 settimane, torna a disposizione, sicuramente non partirà contro la Salernitana perché immagino avrà ancora un po' di acciacchi che si porta dietro, ovviamente. E direi che la formazione può essere questa qua. Allora, vediamo un po', noi... Allora, nell'ultima, facendo un po' di mente locale, abbiamo avuto bisogno di Martinez per sbloccarla perché il Baba non ce la faceva. Sì. Quindi dovremmo ragionare anche in questo senso per la formazione. Però effettivamente abbiamo delle partite a poca distanza. Giochiamo con l'ultimo in campionato, forse potremmo permetterci un turnover. Campione, 4 minuti sereno e andiamo in campo. Tensione, una palla divina. Attenzione che Rovella la può mettere giù. Il colpo di testa è ottimo per il Baba. E poi Kouame. Oh, l'hanno presa! Ancora! Il Baba Kouame. Dai, però! Inizio sobrio al Pierluigi Penso, sugli spalti subito qualche infarto rapido. Rovella e poi Cataldi. La palla è per El Massa, attenzione che Kouame ha tanto spazio. Cristian Kouame. Mamma mia, no! Tira ancora! El Massa mette giù, tiro! Ma hanno sempre un difensore sulla linea, cosa? Sulla linea di... cioè sulla linea, diciamo, a portiere battuto, insomma. E ancora un salvataggio della Salernitana. Venezia però fa la partita quest'oggi. Nianzou al recupero, ma... disorganizzato. E allora attenzione alla Salernitana, palla che gira molto bene, si è liberato il 18 Mamadou Koulibaly, esce Handanovic. Attenzione che vede Baba, prova una cosa assurda, poi esce il portiere Kerer Vergani per... Ma perché è uscito? Non l'ho fatto uscire io, no. Te l'hai fatto uscire? No. Ok, non l'aveva fatto uscire nessuno di noi due. Io non l'ho fatto uscire. Giuro, ma stavo difendendo. Vabbè, boh. Handanovic e la sua densa senile si fa sentire. 1-0 per la Salernitana, gol di Ribéry. Non ho molte parole, ragazzi. Non ho proprio parole. Dai, ragazzi, sveglia. Ci stiamo facendo aprire dalla Salernitana. Kerer in scivolata, Nianzou alza un campanile. Ma mi sa che finisce il primo tempo. C'è tanto da riflettere negli spogliatoi. C'è tanto da riflettere e forse anche qualcosa da cambiare. In realtà, ragazzi, la difesa oggi è male, perché davanti siamo stati molto pericolosi, sicuramente meglio di loro. Però poi dietro abbiamo subito un gol stupido e anche un po' insensato, perché ragazzi, Handanovic è uscito da solo. Cioè, non c'è senso questa cosa. Mamma mia. È scattato, è il Baba. Palla per il Kouma. Il Kouma. Dai, dominante come sai essere tu. Kouma. Kouma! Che gol! Il Kouma in forma. Madonna ragazzi, che golazo! Ma che gol è? Parola, destro, sinistro e palla all'angolino. E pensavo fosse fuori. Devastante. Ma fa paura, devastante, ragazzi. Devastante il Kouma. Ma di che stiamo parlando? Il Penso in delirio. Un gol bellissimo. Destro, sinistro. Il tiro all'angolino. Signori. Che devo dire? Che gli vuoi dire? Bravo. Uno pari. Il Kouma l'accende così. Mostraci la via. Nianzou. E ora ovviamente il Penso spinge i propri tifosi sulle ali dell'entusiasmo. Può andare come va a pagare ancora. Kouame si propone. La palla per Cristian. Kouame vede Cataldi. La palla per Cataldi. Il tiro. Joronen. Attenzione ora al contropiede. La partita è molto frizzante. Sembrano due squadre in retrocessione. Però noi teoricamente siamo secondi. De Sciglio qui bravo. Attento. Pulito. Lucido. Palla per Kouame. Deve andare Cristian. Punta l'uomo. Aia. Palla dentro. Kerer si perde lasagna. Lasagna. Traversa. Mamma mia. Devi nuovo con Aps. E allora Rugani va da Aps, si allarga Elif Elmas, di qua vedo tanti uomini che possono far partire il contropiede, allora Cataldi vede dentro, alla fine Kouame da Rovella probabilmente in fuorigioco, no! E invece sì, ma la prendeva un caffè nel frattempo. Però dobbiamo stare attenti fuori gioco, un quarto d'ora, serve quel paio di cani che possa
Dare la scintilla, quel Bel Masso play stava di cambi. giocando. Quel play di cambi si chiama Sho Murodov, Josef Martinez e basta. Credo basta perché ragazzi, Simons non lo so, boh, anche Jones lo metteremo un po' fuori ruolo. Deve andare Nianzou, bravissimo Nianzou. La palla per Elmas. Deve andare qui Elmas. Si ferma. Centralmente c'è Cataldi, non la volevo per lui. Cataldi poi da Rovella. Rovella dentro, Shomurodov. Shomurodov la porta avanti, Shomu, Shomu. Fallo forse qui. Qui Cataldi. Ma che ci siamo mangiati, mamma c'è stato un mia. mezzo fallo su Mamma Shomurodov, mia, che ci siamo tirato. mangiati. Che ci siamo mangiati, dai Kerrer, ti prego. Rovella non la prende, poi sì. Ha tirato. Si è pure fatto No. male. Mi sa che devo uscire. Rovella quando sbaglia è Sciambarella. No. Lascia la Si miseria. danno il cambio. Madonna mia, non ci posso credere, si è spaccato. T'ho detto, Rovella quando sbaglia è Sciambarella. Shomu, Shomu, Shomu ancora. C'è Danilo Cataldi, Cataldi. Ah, finisce Finita, mi qua. sa. Un uno pari che deve far riflettere perché siamo grandi in alcune circostanze, però poi cadiamo con pratiche banali come questa. Mamma mia, che tegole! Una dopo l'altra. Tra l'altro anche Cataldi che è molto stanco a sto punto, mi sa che devo mettere... Dov'è? Haberer al suo posto, mi porto Cataldi. De Sciglio Ups, qui tra l'altro iniziano gli incontri ravvicinati, quindi qui la rosa corta insomma si farà sentire. Napoli, tra l'altro, sesta e settima Sfida posizione, diretta di mamma mia. nuovo. Mamma mia, che serie A! Abbiamo 21 punti per la Juventus, poi 19 per l'Inter, una partita in più, però. Però siamo comunque là, alla fine a meno 1 dal terzo posto, voglio dire, quindi. Siamo veramente tutti là. Andiamo al San Paolo. Trasferta complicata per i nostri. Siamo al Maradona. Prima mi avevo detto San Paolo e quindi mi correggo subito. Inizia la partita. Ancora con Kwame Babacar, perché io ho visto buone cose dai due attaccanti. Non è arrivato. Sicuramente il gol di Kwame, quello di Baba però mi convince a dargli una riconferma. Xavi Simons deve andare, gli stanno dietro, ma la palla è ottima per Haberer. Bellissima. Haberer, Haberer, rimorchio, si ferma Baba, Baba, Baba. Se l'era allungata, a quel punto prova a fare la finta, ma siamo ancora noi. E lì Felmas cerca un varco tra le gambe dei giocatori del Napoli. Allora Simons, palla per Haberer, ancora per Simons. La palla per il Kuma, Vai, Kuma! Kuma! Babacar! Mamma mia, il Kuma! Sempre lui. Attenzione, Nianzou, intervento un po' stupido. Younes traversa Via, via, ancora! via, 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 E vabbè, ma... Raga, se entrava questa, potevo mollare la carriera, ve lo dico. Madonna. Sembrano noi contro la Salernitana. La faccia di Mamma Nianzu dice mia. tutto, tipo, mio Mamma Dio. mia, che mi ha rischiato qua. Palla però perché sia qua a me. Si sovrappone il Kuma in un modo troppo bello. Kuma! Ale! Il panterone Kuma! Ma che passaggio! Cioè, l'ha lasciato davanti alla porta da solo. È il Kuma Babacar. Christian Kwame, grande l'assist. Mamma mia, Kuma. Pazzesco. Una conferma, una garanzia. 4 gol in 10 partite. Può andare Lugani. Palla per Haberer. Attenzione a Kwame. La palla è per De Sciglio. De Sciglio vede il Baba. No, 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 Io alzo le no, mani, io no, alzo le mamma mani. Ma di mia. che stiamo a parlare? Ma di che No, stiamo parlando? Ti abbraccio, ma abbracciami. di che stiamo parlando? Ma di che stiamo Parliamo di un parlando? attaccante che è veramente qualcosa di diverso. Il Come cross di De attacca la Sciglio era profondità. bellissimo, ma Come attacca. Babacar. Poi quei fortunati, Beh, sì. Però il Baba era stato sfortunato con un palo veramente che non meritava. Qui Mamma mia. fortunatissimi perché, ovviamente, poi va sulla schiena di Meret. Da un altro bacetto alla traversa e poi si insacca. Mi sa autogol, sì. Peccato perché Triste. Baba meritava la tripletta. In 40 minuti ha piegato il Napoli. E qui ovviamente non ci stanno più con la testa. Ferrovie dello Stato, si inserisce. Può andare Aps. Aps destro sinistro, Aps! Aps! Oddio! Oddio! Ragazzi, ma campione 4 minuti! Sereno! E noi stiamo Siamo sereni! serenissimi. No, veramente, non ha senso però. Aps è veramente Ferrovie dello Stato, cioè. Ma non ha senso, veramente, cioè non ha senso. Anche stavolta, non so se... E il Non ha... Napoli credo che abbia una difesa che non è adatta al nostro tipo di modulo, forse, chi lo sa. Stavolta non abbiamo fatto vedere qua campione 4 minuti, magari metti lo screen, oppure subito dopo la partita ovviamente torneremo nel menu. Cioè mi fa troppo strano, veramente, raga. È inspiegabile, 4 gol contro il Napoli. E poi soltanto ferrovie. Si va sulle rotaie, si va sulle rotaie. Aps, Aps, da Kwame. Da Kwame, da Kwame.
Baba! Sì! Tripletta! Sì! L'ho cercato, lo ammetto, volevo tirare, ma... Kuma! Baba boom! 5-0! Tripletta di Babacar! 5-0! Io non c'ho parole, Aps... Too much easy! Aps da Capultras, proprio! Okay. Ma ragazzi, mamma mia! Christian Kwame facile! E poi Baba boom! Baba boom! Boom. 5 gol in 10 partite, che sono 6 nel mio cuore, sappilo. Beh, certo. 5-0, partita senza senso del Venezia. Mamma mia, Nianzù, ragazzi, Kwame. Possiamo andare ancora noi. Christian Kwame brucia il difensore, Kwame. Si ferma. Christian! No, di pochissimo. Cercato il 6-0. Ma direi che è già storia, nonostante non siano arrivati 6 gol. Ragazzi, partita storica del nostro Venezia. Mamma mia. Pazzesco. Maradona, stadio Maradona è mutolito. Veramente. E pallone al Kuma. C'è un unico Maradona stasera ed è lui. Kuma Babacar. 4 tiri, 3 gol. In realtà 4 tiri, 4 gol perché è entrato quell'altro. Eh sì, mamma mia. Cioè, un giocatore micidiale. Un giocatore che nonostante passino gli anni, passino i FIFA, resta nel nostro cuore e resta un giocatore, ragazzi, bangato. Guardatelo. È eccezionale. La Juventus ha perso, ragazzi, l'ho visto prima. Vediamo un po', dov'è Piemonte? Piemonte ha perso contro il Sassuolo. E allora 21, 19, 19, 19, 18, 18. Mamma mia, che campionato. A 10 giornate, veramente, siamo tutte là ancora. Incredibile. Bellissima questa classifica. E ci manteniamo in zona Europa League ancora. Siamo ancora in zona Europa League e andiamo a giocare con l'Udinese. Ecco la formazione molto molto cambiata. Resta fermo il blocco del portiere dei tre difensori, ma per il resto, ragazzi, sulla sinistra Schneg, perché Aps ha fatto due partite pazzesche, soprattutto contro il Napoli, quindi stava veramente molto stanco. Davanti doppio cambio Martinez e Shomurodov, ovviamente. A centrocampo, ragazzi, Busio ancora non accenna a tornare, purtroppo è guarito, ma resta col cerotto, quindi ancora spazio a Simons. 1-0 subito. 8 minuti, no? Abbiamo di capito di che pasta è fatto l'Udinese. Una pasta molto solida. Rivediamo. Palla del 10 qui dentro. Nessuno si marcava lui. Vabbè. Tiro di prima e gol di Sciglio. Male. Andanovic! No, che brutto. Mamma mia, umiliati. Bruttissima la versa di Sciglio e puniti. Scusate, raga. Scusa, Simo. Ho fatto uscire pure Andanovic, ma c'era poco da fare. Vabbè, qui ci stava. Qui ho fatto uscire anch'io. 2-0. Oh, stai calmo, fra. Sul 40 pollici. Cioè, mi incuti timore, vabbè. 2-0, raga, appunto. Questo è un FIFA strano. Cioè, vittoria assurda al Maradona. Con una partita straordinaria. E poi due schiaffi dall'Udinese così. Attenzione, Madonna, la parata laser. Supera l'avversario, bravissimo, Elmas. Ora devi attaccare la profondità. Elmas la gira. Siamo qui, Cataldi, dentro, Martinez, Tapin e gol. Dentro! 2-1, prendiamo sta prendi palla. Prendi la palla. Vabbè, non va, dai, redimi, prendi la palla. Sì, sì, sì. prendi la palla. 2-1, dai, che con un po' di passaggi fatti bene, geometrie buone, tanta voglia, possiamo pareggiarla. Attenzione, sarebbe una beffa al gol ora. È una beffa al gol ora. L'ho sbagliato, col subito. 3-1. Xavi Simons. Fornalo! No! Tira! Martinez! Mamma mia, Martinez! Bravo, prendi, ragazzo! Prendi la palla! 2-3, ancora, ragazzi, partita senza senso. 5 gol. Qui Shomo aveva veramente fatto un tiro bello, però. Ha tremato la porta. Stringerlo così tanto. E poi Martinez sul tapin regolare. Triplo cambio per cercare il pareggio. Dentro Kwame, Babacar e anche Abere al posto di Elmas, veramente distrutto, che ha corso per tutta la partita. Baba boom! No, si è scollegato pure il joystick. Ma mio? Eh sì. No, perché ho buttato via proprio il joystick di cattiveria. Ricollegate, per l'amor di Dio. Si è ricollegato. No, l'ho buttato via. No, devo stare attento col joystick. Ma raga, cioè, come fai a stare calmo? Yeah. Cioè, entra e mi fa gol subito. Ma no, vabbè, cioè. È Babacar. Troppo forte. È cioè, troppo forte, FIFA non lo regge. Larsen, raga, qua ho paura un sacco. Raga. Concedetemi un po' di paura, andiamo. Monumentale per Schneg. Schneg può andare da una Berer fresco. A Berer può andare poi a sua volta da Kwame. La palla è per Christian. Christian Kwame.
Cristian come si ferma? Dio. A Berer! E Berer! No! No! Te l'ho detto! Il motorino, il motorino, il motorino di Giavinco! 4-3! Ma che partita allo stadio per Luigi Penso, signori! Signori miei! Il passaggio che ha fatto come non lo volevo, col tacco! Mamma mia, quanta classe! Il tiro sul palo interno, 4-3, partita che non ha un senso. Gioco che non ha un senso. Doppio cambio azzeccato, prima a Baba, poi a Berer. Mamma mia, che tiro! Un minuto, vi prego. Il tempo è finito! No! Handanovic! Madonna. Ma no, non posso soffrire! No! Ma è finito da un minuto il tempo! Pereira, Simo resisti. Il cross è bello, qua me... No, se prendiamo con loro è veramente ingiusto. È finita, grazie arbitro! Dopo due minuti ha capito che era finita la partita. Bravi, bravi, vabbè. Crollano loro perché si sono passati in vantaggio 4 volte. E niente. Non hanno fatto i conti col Baba. Mamma mia, Josef Martinez. Anche lui per lui doppietta, giustamente. Noi ce lo scordiamo. Ce lo scordiamo. Questo è un giocatore che ha avuto un impatto devastante sulla Serie A. Nonostante l'esultanza poco sobria. 4-3 veramente senza senso. Ma partita senza un senso, senza un filo. Con sorpasso e controsorpasso. Però ragazzi, le statistiche parlano, i numeri chiaro, raccontano una partita abbastanza a senso unico. Ragazzi, questo è proprio il caso in cui FIFA veramente, cioè, non ci sta con la testa. Non stiamo seguendo i piani perché la dirigenza vuole che aumentiamo l'età media. A parte il fatto che tu hai preso Handanovic che ha 50 anni. E infatti un po' si è alzata l'età media, però ancora 28 la voglio. 25.3, ma ringraziate che siamo secondi con una squadra giovane, una squadra fresca e non con stagionato 48 mesi. Cioè, boh, non lo so. Poi voglio dire, la difesa, ok, Kerr era abbastanza giovane, comunque Rugani c'ha i suoi 30 anni e c'ha 28 anni. Sì, comunque nel complessivo è una squadra abbastanza giovane, perché comunque sui Sochaux pure Kerr, Catalano, tutti ragazzi giovani, però boh, cioè, non c'ha un senso sta cosa. Comunque, no, a parte ste cose, torniamo secondi con una partita in più giocata, ma che bello vederci in alto e soprattutto vederci giocare così bene, vincendo anche partite sporche. Aggiornamento mensile del nostro osservatore. Super osservatore. Ecco, proprio osservatore sgravatissimo. Vediamo se ci trova qualcosa. Ok, questo potremmo dargli un po' di chance. Lui direi di no. Lui possiamo dargli ancora un po' di chance. E Francesco Conti, giocatore dalle zone offensive, sicuramente lo ingaggiamo. Ragazzi, Conti 53 a 15 anni. Mamma mia. Questo già, è un talento. Già rapidissimo. È già 1,75 m, ha 5 stelle di piede debole ed è un mancino naturale, quindi un ambidestro praticamente. Lo facciamo molto crescere appena possibile, lo mandiamo in prima squadra. Lui può giocare sicuramente come punta, può fare anche il COC. Gli altri italiani invece sono De Santis, lui no, diciamo 17 anni, 55, però un potenziale molto basso, e Di Stefano purtroppo 34, ovviamente è troppo basso come valore, quindi io mi sa che lo cedo. Ma dai, mi fa pena ragazzi, dai. Vediamo se sale, che comunque il potenziale non è male, arriva fino a 84. Busio, che dobbiamo fare? Un mese fa è ritornato. No, basta, ci vorrà tempo, basta, no, ci dobbiamo vedere in campo. Gianluchi, ci servi. Con Rovella rotto per 3 mesi, tra l'altro sale Simons, benissimo. Di 2? No, di 1. Era 67, mi sembrava. No, 68. Ah, ok, perfetto. Handanovic scende, ragazzi, era il patto non scritto e comunque l'avremmo preso, ma una stagione, massimo 2 poteva farci. Schneg sarà a 70, Schneg non va sottovalutato. Kwame a 77, per il resto vedo comunque una squadra in gran forma. Eccolo qua, Gianluca Busio torna nel suo habitat naturale, il centrocampo. Che dire, noi speriamo che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace qui sotto. Iscrivetevi se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo alla prossima. Bella!